benvenuti a questa nuova puntata con appuntamento con il benessere. Io sono sempre Martina Migliori e lei Nadia Cacciotti. Buongiorno. Oggi parliamo di dieta e motivazione. Allora Nadia, perché a volte la tentazione dei dolci è così forte da non poterla controllare? Noi ne sappiamo qualcosa perché abbiamo questa lotta continua del frenare le persone, soprattutto ai dolci. Intanto benvenuti anche da parte mia. Allora, parliamo di motivazione. Cosa accade quando tu razionalmente dici io questa cosa non la devo mangiare perché sono a dieta? Poi accade che più ti dici non devo mangiare cioccolato perché sono a dieta e più qualcosa dentro di te ti dice mangia del cioccolato. In quel caso è come se ci fosse, no? La parte buona e la parte cattiva di te. La parte buona ti dice non mangiare perché sei a dieta, la parte cattiva ti dice mangia, mangia. Ed è proprio quello che accade, perché noi, a detta degli esperti, immaginate tutto il cervello e pare che la parte coerente, la parte razionale di noi, quindi la parte cosciente, rappresenti solo il 5-7% dell'attività cerebrale. Cosa vuol dire? Che il 95% più o meno di tutta l'attività cerebrale è gestita da quella parte che noi chiamiamo inconscio. Allora l'inconscio è quella parte di noi che si occupa per esempio dei nostri sogni. L'inconscio è quello... Vi è mai capitato quando siete in automobile che guidate, arrivate a quello che è il vostro obiettivo e vi rendete conto di non ricordarvi neanche la strada che avete fatto? Ecco, in quel caso siete in uno stato di coscienza alterata, in ipnosi, cioè mentre voi pensate agli affari vostri, l'inconscio vi sta spingendo, vi sta portando dove vi deve portare e inconsciamente frenate al rosso, ripartite al verde e così via. Quindi vi rendete conto quanto questa parte del nostro cervello gestisce la nostra vita. L'inconscio però è un po' particolare, ci fa fare le cose per il nostro bene, anche quelle sbagliate, cioè noi siamo bravi a condannare chi si droga, siamo bravi a condannare chi beve alcol. In realtà chi mangia in maniera non utile per il nutrimento, ma per appagare sensazioni di benessere, di tristezza, di noia, potrebbe avere un problema simile a quello, nel senso che è ingestibile a volte la voglia di mangiare questi alimenti. Perché? Perché abbiamo attribuito un valore al cibo che è distorto. La cioccolata, per esempio, ci serve per appagare un momento di solitudine, per appagare un momento di debolezza, perché siamo annoiati. Non a caso, nelle pubblicità, la cioccolata viene sempre messa come l'elemento subliminale, no? E allora, quello che bisogna imparare a fare è parlare la lingua dell'inconscio. Certo, non si può fare in 10 minuti, ma il compito di un coach è proprio quello, non è solo quello di motivarti, allora si ha la visione del coach come quello che ti dice forza muoviti, devi buttare il sangue, no, in realtà il coach è quello che ti fa capire esattamente qual è la lingua dell'inconscio. Vi dico solo che l'inconscio filtra le informazioni attraverso i 5 sensi, quindi la vista, l'udito, il tatto, il gusto, quindi tutto ciò che lascia un'impronta emozionale, bella o buona che sia, l'inconscio la memorizza. E quindi se io sto bene quando mangio la cioccolata, quando vado a mangiare la pizza è perché sto con gli amici, quando mi prendo l'aperitivo è perché sto con gli amici e quindi sto bene, quando sono sola appago la noia e la tristezza mangiando, il cervello la recepisce come qualcosa che ci fa stare bene. Quindi bisogna imparare quella che è la lingua dell'inconscio e chiaramente la imparate insomma con un percorso fatto apposta. Allora Nadia, cos'è che spinge una persona a mangiare anche quando non ha fame? Quando uno non ha fame, perché la persona in quel caso non va a saziare la fame, ma va a saziare qualcosa che è quello di cui vi parlavo prima. Quindi se ricordatevi sempre, ogni volta che avete fame qui, nella pancia, tutto quello che mangiate viene bruciato perché l'organismo vi sta chiedendo cibo, vi sta chiedendo benzina, vi sta chiedendo nutrimento. Ogni volta che mangiate perché avete voglia di qualcosa, non sapete che cos'è, ma siete spinti a mangiare, chiedetevi veramente di che cosa avete bisogno in quel momento. Se avete più bisogno di vi sentite annoiati, fate qualcos'altro, quindi la telefonata, Facebook, WhatsApp, qualcosa di questo che non vi fa focalizzare sul cibo. Se avete un momento di debolezza, di solitudine, trovate altre cose che possano appagare quel vuoto o quel bisogno, perché in realtà in quel momento non è sicuramente un bisogno di nutrimento.
Cosa spinge alcune persone all'acquisto di cibi ipercalorici o cibi spazzatura? Perfetto, in quel caso vi racconto questa. Ho fatto un test e sono andata nei vari supermercati di Frosinone a vedere come le persone, cosa acquistassero le persone in prossimità dell'ora di pranzo. Quindi per esempio più o meno intorno all'1:30, no? E notate, perché io l'ho notato, che il carrello delle persone che acquistano in prossimità del pranzo, per cui si deduce che siano a digiuno da qualche ora, non è mai un carrello pieno di cibi solo nutritivi, ci sono sempre delle cose inutili. E vuoi le patatine, vuoi la cioccolata, non sia mai venisse qualcuno a casa, ma è una scusa inconscia che ti spinge ad acquistare alimenti anche se non servono. Se notate il carrello della spesa della persona che ha pranzato, quindi che va a fare la spesa alle 3 di pomeriggio, vi rendete conto che la spesa è completamente diversa. Perché? Perché entra in funzione l'indice glicemico, cioè quando noi siamo a digiuno da 3 o 4 ore, quindi per esempio siamo a digiuno, abbiamo fatto colazione, mai, le persone quasi mai mangiano a metà mattina, per cui arrivano all'ora di pranzo che sono affamate. Avendo un calo di zuccheri importante, il cervello, che è costituito soprattutto da zuccheri, spinge l'organismo alla ricerca di che cosa? Di pane, di pasta, di dolciumi che contengono zuccheri. Quindi per quanto una persona con la razionalità, con la forza, dice io non devo comprare o acquistare queste cose, è il cervello inconscio che ti spinge, ma per un bisogno proprio fisiologico. Quindi bisognerebbe fare un po' come le persone naturalmente magre. Avete visto come fanno le persone magre, no? Mangiano tanto, ma in realtà non ingrassano. Perché? Perché mangiano solo se hanno fame, e questo è il motivo vero. Invece, come può una persona resistere alla tentazione e portare avanti i buoni propositi? Basta focalizzarsi sull'obiettivo. Voglio dire, pensate a una donna incinta. Una donna che è incinta si prepara all'idea che per 9 mesi deve fare delle rinunce, deve portare avanti la pancia, quindi il peso del bambino, deve stare attenta più di prima alla propria salute. Quindi, insomma, sono 9 mesi abbastanza importanti, ma anche abbastanza pesanti per la donna. Che cos'è che la aiuta a sostenere tutto questo? E lo fa anche con gioia. La motivazione finale, il fatto che nasce il bambino, il fatto che nasce una nuova vita. Quindi anche i dolori ai quali la donna è preparata in realtà vengono affrontati con una mentalità diversa, perché l'obiettivo finale è un obiettivo meraviglioso. Allora, se io mi focalizzo, se io dico devo dimagrire, devo mangiare questo perché sono troppo grassa, il mio cervello vede una persona grassa. Ricordatevi sempre che il corpo fa ciò che il cervello vede. Se io mi focalizzo sull'obiettivo finale e dico rinuncio a questa cosa perché fra 3 mesi voglio pesare 59 kg, ci sei? È chiaro che l'obiettivo finale diventa motivante, diventa importante, e il cervello comincia a focalizzarsi su quello. E allora comincio ad immaginarmi come sarò vestita a 59 kg, i complimenti che mi faranno, quanto sarò piena di autostima e tutte le cose belle, e questo mi aiuta inconsciamente a non andarmi a cercare quegli alimenti. Hai altre domande da farmi? No, Nadia, basta così. Allora, ti ringrazio. Allora, no, io dicevo, visto che ho il cronometro qui davanti, si può dire, visto che abbiamo invece ancora un paio di minuti, io volevo invece complimentarmi con Martina Migliori, perché veramente il percorso che stiamo facendo insieme sta creando un grande cambiamento nelle persone che sono seguite da noi, perché abbiamo sposato insieme una causa, che è quella di prima di vendere un prodotto, che è quella di creare dei cambiamenti nelle persone, e quindi ringraziare lei e ringraziare tutti voi per seguirci, e perché ci state veramente dando delle grandi soddisfazioni. Ci vediamo alla prossima puntata, allora. Sì. Ok, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao.